persone entrano, sono già un po' destabilizzate perché comunque vedono un campo da tennis in una chiesa nel centro di Milano. Abbiamo varato un progetto d'arte, un'associazione culturale che ha messo in piedi un programma di mostre. Questa mostra è una mostra di Assad Raza, che è un artista americano. Voleva che il campo da tennis permettesse di dialogare con gli affreschi attraverso qualcos'altro che non fosse solo la religione. La chiesa è sconsacrata dal 1808, quindi sono 210 anni che nessuno entrava in questa chiesa. Quindi per noi era importante restituire alla città la possibilità di visitare la chiesa.